Ottimo, bene. Chi ha degli obiettivi? Non parlerò di obiettivi. Non parlerò di obiettivi. Chi ha degli obiettivi per il 2018? Mi piace perché qualcuno, tipo, si è guardato, ha visto che qualcuno ha alzato la mano. No, allora, gli obiettivi li dovete decidere voi per la vostra vita, non è così. Ah, se ho degli obiettivi, va bene, sono un fotografo. No, allora, chi ha degli obiettivi? Vediamo, vediamo. Di queste mani, così, no, tenetele. Chi ha scritto i propri obiettivi? Bravo, quindi tanti, bravi, scrivete, l'importante è se li scrivete riuscite a memorizzarli meglio e riuscite, potete abbassare la mano, era solo una curiosità per capire un attimino come stiamo iniziando l'anno. Bene, bene ragazzi, sono molto contento di quest'anno. È vero che fondamentalmente in una notte non cambia nulla, ok? Cambia soltanto il numero del calendario. Da 7 a 8, 2017-2018, ma cambia qualcosa se noi decidiamo che quella cosa deve cambiare. Io lo credo molto, è vero, è verissimo. Io credo, vabbè, alla fine, che cos'è? Che cosa può cambiare? Tutti fanno queste feste, buon anno. Ieri era ieri, oggi è oggi. Ieri ero, e oggi sono ancora. Ok, però possono, le cose possono cambiare. Qual è la parola dell'anno? Una vita sull'altare, ditelo facendo finta di essere felici della parola. Qual è la parola dell'anno? Una vita sull'altare. E io pensavo mentre leggevo la Bibbia, poi l'ho letto anche in questi giorni nel mio piano YouVersion di lettura, sto facendo un piano di lettura in ordine cronologico della Bibbia, e sono arrivato, abbiamo letto Genesi, Giobbe, e ho letto la storia dell'unica persona che è stata messa su un altare. Okay? C'è stata una persona nella Bibbia che è stata messa sull'altare. Quindi se c'è una persona che è stata messa sull'altare è Isacco, sto poverino. Ha detto Isacco, quest'anno ti tocca, ok? Quest'anno sarai il personaggio più famoso nel ministero Sabaoth. Tutti sapranno chi sei. E chi era il papà di Isacco? E chi era il papà di Abramo? Hai visto a leggere i libri che succede? Tera, ok? Come degli hard disk, un terabyte, ok? Tera. Bene, Abramo, come è chiamato Abramo? Abramo è il patriarca o il padre della fede, no? Avete mai sentito questo termine? Abramo, il padre della fede. Quando qualcuno parla di Abramo, tu pensi alla fede, un uomo che ha avuto una grandissima fede. Ed effettivamente, Abramo, se voi andate a vedere la storia di Abramo, non ha fatto grandi imprese, non ha costruito grandi chiese, non ha messo su dei grandi movimenti, non ci sono dei progetti che ancora continuano, l'Abramo sei Isacco Company, non c'è tutto questo. Se voi andate a vedere, Abramo non era neanche un uomo profondamente religioso, come intendiamo oggi il termine religioso, ok? Non aveva un credo, non aveva una Bibbia, non aveva delle immagini, non aveva una musica su cui adorare, non aveva una teologia e probabilmente non sapeva neanche un granché di Dio, però lo conosceva di persona. Eccezionale. Non aveva letto di Dio da nessuna parte, però lo conosceva di persona. Pensate, credeva in Dio semplicemente perché esisteva. E questa è la cosa più razionale che una persona possa fare. Il padre della fede credeva in Dio nella maniera più razionale e assoluta di una persona. E è incredibile, è entusiasmante questo. Per Abramo, Dio non era andare in chiesa, frequentare un piccolo gruppo durante la settimana, servire in chiesa. No, Abramo non faceva tutte queste cose. Lui non faceva niente di tutto quello che facciamo noi oggi, come intendiamo l'essere religiosi. Per Abramo, Dio era uno stile di vita. Era uno stile di vita. Non era ok, andiamo in chiesa perché, sai, poi Dio si arrabbia. Ma Dio non si arrabbia se non vai in chiesa. Dio
Ok? Dio non è Cristo, non è venuto. No, no. Nel senso, quello è qualcosa che fa bene a te. E per Abramo, Dio era quello che i soldi, lo sport, il sesso o il lavoro sono per metà del mondo di oggi. Uno stile di vita. Era qualcosa di talmente naturale, Dio, per Abramo, che è stato definito il padre della fede. Oggi tutti parliamo del popolo prescelto, popolo di Israele, ma Dio non ha scelto un popolo. Il popolo prescelto è il popolo prescelto perché Dio ha scelto una persona, e questa persona è Abramo. Guardate, prima Dio disse ad Abramo, vai, esci dal tuo paese, ti darò una discendenza, ti darò qualcosa di meraviglioso. Ok Dio, dove vai? Tu non ti preoccupare, tu esci. Sì Dio, ma dove devo andare? Non ti preoccupare, tu vattene. E questo per fede ha lasciato, era ricco, era una persona ricca, non è che non aveva niente, è arrivato Dio, l'ha reso famoso, no, no, era ricchissimo, ha lasciato tutto e se n'è andato, non si sa dove, intanto vai lì, poi vediamo quello che succederà. E Dio gli ha detto, guarda, tu avrai un figlio e da questo figlio avrai una discendenza. Molti di voi conoscono la storia, Abramo e Sara non potevano avere dei figli ed ebbe questo figlio quando aveva 100 anni. Ha aspettato 25 anni per ricevere la realizzazione della promessa. 25. A volte noi, se Dio non ci risponde da sabato a domenica, da sabato al Double G, a domenica al Gospel, va in crisi la nostra salvezza. Ci viene il dubbio, chissà se Dio esiste. Questo ha aspettato 25 anni e non aveva neanche un mentore che lo potesse consolare. Pensate, almeno noi abbiamo un mentore con cui piangiamo e ci dice non ti preoccupare, non ti preoccupare, aspetta, aspetta almeno, aspetta la cellula, ok? Aspetta 3 giorni e se non succede niente alla cellula lasciamo la chiesa, è giusto che sia così, ok? È giusto, deve succedere, no scherzo, quindi non ti preoccupare, ok? Non lasciare la chiesa. Dopo aver fatto tutte queste cose, Abramo ha aspettato 25 anni per avere un figlio, è arrivato al punto di dire ok, sapete quando tutto inizia ad andare bene nella nostra vita, magari serviamo in chiesa, abbiamo un ruolo, oppure siamo inseriti in una cellula, è tutto ok, è bello, abbiamo degli amici, comunque delle persone che sono lì che ci possono aiutare, e finalmente Abramo dice io sono qui, ho piantato le mie tende, finalmente è arrivato il figlio, posso stare tranquillo. E Dio ha detto, aspetta, vediamo un attimo. Ora che non gli serve più la fede, vediamo se ha ancora fede per vivere quello che io gli ho promesso e quello che io voglio realizzare per la sua vita. Sapete, Isacco, la nascita di Isacco non era soltanto una questione di essere sterili o no, o un miracolo personale. Isacco era il figlio della promessa. Io non so se Dio ti ha fatto una promessa. Nella Bibbia è pieno di promesse, quindi se Dio non ti ha fatto una promessa, vai a prendere una a caso, è gratis, ok? Prendila e falla tua. Dio approva, ok? Prendi una promessa ed è tua. E Dio ti ha fatto una promessa. Isacco era il figlio della promessa. Sapete cos'è? Quando gli angeli sono andati da Abramo e Sara, hanno detto, tu avrai un figlio. Sapete cosa hanno fatto? Cosa? Hanno riso. Immagina, Dio va da Noè. Noè, tu devi costruirmi un'arca dove metterai tutti gli animali. No, scusa, Dio, com'è? No, non ho capito gli animali, l'arca l'ho capita. Immagina, Dio va da Mosè, Mosè, non ti preoccupare, tu vai verso il mare, ok? Arrivati verso il mare, tu alzi il tuo bastone, ok? O la tua mano, cosa hai calzato? Comunque alzi quello che c'hai e le acque si separeranno, ma non avere paura perché 2 milioni di persone ti guarderanno. Scusa, quale serie TV di Netflix hai visto, Dio?
Cioè, immagina se Dio va da Davide, un piccolo ragazzino, e gli dice: vedi quel gigante lì alto 3 metri? Ecco, tu devi ucciderlo. Ma Dio, ma ci sono un sacco di soldati, stai dicendo a me di fare questo? Io ho portato il formaggio. Quello che posso fare io è dargli un po' di gorgonzola, quello al massimo si può sentire male e gli viene la dissenteria, ma io più di questo, io non posso fare con Golia. Immagina se l'angelo che va da Maria e gli dice: Maria, lo so che siamo ad una conferenza Purex, Maria, ma tu avrai un figlio. E Maria risponde: hai chiesto il permesso al pastore Stefi? No, perché mi sembra una cosa strana. È così, tantissimi altri personaggi. Dio va da Giovanni Battista: ehi, Giovanni Battista, tu sarai Giovanni il Battista e abiterai nel deserto. Ma è Dio grande, guarda, proprio, cioè, geniale, veramente geniale. E immagina se Dio avesse chiesto a Paolo, tu soffrirai. Ok, so che tu puoi diventare uno scrittore, però tu non sarai come quegli scrittori che si isolano in montagna con gli alberi, con il cinguettio e inizia a scrivere. No, tu scriverai in prigione con la cacca e il sangue. Dio, mi sento onorato veramente. Guarda, non rido dalla gioia solo per rispetto, ma veramente, veramente grazie. Un predicatore una volta ha detto che un giorno andremo in cielo, per chi andrà in cielo, e ci sarà uno schermo che mostrerà come sarebbe stata la nostra vita, il nostro lavoro, il nostro ministero, la nostra scuola, se avessimo creduto a Dio in ogni cosa. Immagina, non sapevo che dovevo chiedergli di uscire, ciao, Dio me l'aveva detto che dovevo sganciare. Lo sapevo che dovevo fare questo, perché non ho creduto a Dio? Lo sapevo che dovevo resistere a quella tentazione, visto che poi non è finito niente. Lo sapevo che dovevo studiare per passare l'esame. Come non ho avuto questa rivelazione divina? Dio, perché non le scrivi nella Bibbia certe cose? Perché devo digiunare per capirlo? Perché? E io mi sono chiesto, sto vivendo tutto quello che Dio vuole farmi vivere per fede? Questa è una parola che prepara la parola dell'anno, ok? Perché questa parola è importante prepararla, dobbiamo iniziarci a preparare, dobbiamo ricostruire l'altare, dobbiamo iniziare ad agire per fede, perché quando mettiamo la fede in azione diventiamo inarrestabili. Quando mettiamo la nostra fede, non sto parlando di sacrificio, fede in azione, tu diventi inarrestabile e nessuno ti può fermare. Pastore, ma otterrò quindi sempre quello che io voglio? No, ma otterrai sicuramente tutto quello che Lui vuole. Sicuro? Quando tu dici: Dio, sia fatta la tua volontà, tante volte Dio mi ha detto: il problema non è se la mia volontà è fatta o no, perché io la faccio la mia volontà, il problema è che nessuno la vuole fare, perché io ve la mando la mia volontà, ma la gente non la vuole accettare. E leggiamo insieme la storia di quando Abramo porta Isacco nella regione Moria per sacrificarlo. Guardate, leggiamo insieme questi versi, dicono in questo modo: dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo! Ed egli rispose: eccomi. Abramo ha detto: qui scatta un'altra mega promessa, devo rispondere. L'ultima volta mi ha detto: tu diventerai, io ti farò crescere, sarai numeroso come le stelle, come la sabbia. Quindi mo Dio chiama Abramo e dice: Abramo, eccomi Dio, dimmi cosa diventerò oggi. E Dio gli risponde: senti, prendi ora tuo figlio, ok? Isacco aveva più o meno, alcuni studiosi dicono tra i 12 e i 25 anni, ok? Quindi noi oggi diciamo 20. Il tuo unico, colui che ami, Isacco, sai Isacco, quello di cui ridevi? Sai quello quando ti ho detto: guarda che nascerà Isacco, tu hai... veramente, ecco,
prendi quelle e ammazzalo. Silenzio nella Bibbia, secondo me. Sì? Prendo il sacco, ammazzo. Io rimango allibito quando leggo certe cose nella Bibbia. Abramo non risponde nulla. Abramo, di qualcosa. Di a Dio, ti prego, posso uccidere un figlio adottivo? Ok. Qualcuno, vado a riprendere Ismaele. Vabbè, dai. Dio, tu non mi puoi chiedere di uccidere. No, ragazzi, doveva morire Isacco, era il figlio della promessa. Quello ha detto, e mo le stelle, niente più. Ok, fine, sono finite le stelle. Secondo me all'improvviso il cielo si è oscurato per Abramo e non ha visto più le stelle, e la sabbia delle Maldive è scomparsa all'improvviso ed è diventata deserto. Mi affascina la non risposta di Abramo, mi affascina, ok? È come quando i nostri genitori ci dicono, forza, metti a posto camera. E tu inizi a diventare, le sette sfere del drago iniziano a muoversi attorno a te. Per favore, mangia e fai i piatti dopo. Hai studiato? Domani hai l'interrogazione, hai studiato? Hai finito la relazione che devi portare al lavoro? Hai concluso tutto quello che tu devi fare? Come rispondiamo noi? Solitamente, soprattutto ai nostri genitori. Stiamo in silenzio e andiamo in camera. Mi piace perché la non risposta di Abramo mi dà... ci sono tre caratteristiche, tre cose che possono preparare la nostra vita per andare sull'altare, per diventare altare. Uno è il rispetto, uno è l'ubbidienza e la terza non me la ricordo, devo scorrere dopo. Ok. Due sono sicure, aspetta che ve lo dico. Ah, è l'intimità. Ok? Ubbidienza, rispetto, intimità. Sono tre caratteristiche che andremo a vedere nella storia, ok? Non sarà molto complicato e non sarà molto veloce. Ma io vedo qui Abramo che rispetta Dio. Dio a volte vuole verificare se la nostra fiducia è nella benedizione o è in chi dà la benedizione, e ci mette nelle condizioni e ci obbliga a farci delle domande. Immagina se Dio venisse oggi e iniziasse a chiederti una determinata cosa da mettere sull'altare. Forse hai una relazione tossica e Dio ti dice lascia quella persona. Lo sapevo che questa chiesa, quando Dio ti chiede qualcosa, lascia quell'hobby. Fai attenzione perché la palestra sta diventando il tuo idolo, ok? Fai attenzione perché la PlayStation o i videogame stanno diventando la tua dipendenza. Questo ti farà fare delle domande. Ma è vero? Forse è così? Sono capace di lasciare qualcosa per Dio? E tu inizi a farti queste domande. Ma tutto quello che canto è vero o sono un bugiardo mentre canto? Ho la forza di abbandonare queste dipendenze o sono legato a tutte queste cose perché mi stanno vincendo? E questo ti porta a fare delle domande. E poi continua e dice, va nel paese di Moria e offri un olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Dio, ti prego, dimmi almeno dove. Ti prego, non mandarmi così, ti prego. Cioè, mi stai chiedendo qualcosa di difficile, dimmi almeno dove. La nostra fede, per essere reale, deve sfidare la logica. Se la tua fede non sfida la logica, non è fede. Non è fede, è un tuo pensiero, è una tua convinzione, ma assolutamente non è fede. Quindi che cosa fa Abramo? Abramo, versetto 3, dice così, Abramo si alzò la mattina di buon'ora, sellò il suo asino, prese con sé due servi e suo figlio Isacco, spaccò della legna per l'olocausto, poi partì verso il luogo che Dio aveva indicato. E il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Ragazzi, hanno camminato tre giorni.
Tre giorni dove Abramo poteva, la notte non ha dormito, sicuro. Tre giorni che non ha dormito, zero spaccato. Hanno camminato, hanno fatto 80 chilometri, hanno passato 4 notti per andare qui in questo posto. Dico io, Dio, io ho chiesto a Dio, ma non potevi mandarlo dietro la montagnetta lì? Perché gli hai dovuto far fare 80 chilometri a sto poverino? Perché a volte passa così tanto tempo e Dio ci mette alla prova e noi lì in quel momento dicevo, Dio dove sei? Dio perché? Perché stai tirando la corda così? Dio mi stai facendo male? Dio perché? Perché Dio vuole testare la tua obbedienza. E un'obbedienza che sporca di emozione prima o poi finirà e risulterà falsa. E quindi Dio ti mette nelle condizioni per fare un po' più di chilometri in maniera tale che la tua emozione inizia ad abbassarsi e la tua obbedienza, quella vera, quella reale, quella concreta, rimane e rimane lì. E poi dice, allora Abramo disse ai suoi servi, rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lì e adoreremo e poi tornerò da voi. Mette in crisi questa frase, state qua, noi andremo lì, adoreremo e poi tornerò da voi. Che uomo di fede, lui sapeva quello che Dio gli aveva detto, ma era talmente convinto, non lo so che tipo di convinzione, ok? Non lo so, in ebrei, vi ricordate che c'è scritto, l'autore agli ebrei è stato ispirato e ha scritto perché Abramo credeva che Isacco sarebbe? Neanche un uomo fino ad allora era risorto nella Bibbia. Per noi è facile dire e credere, no, Dio può risuscitare. Abramo non aveva mai visto, sentito, toccato, letto, niente di tutto questo. Cioè Abramo stava credendo in qualcosa che non era mai successo dalla storia della creazione del mondo. È facile dire, vabbè, Abramo era lì, credeva che Dio avrebbe risuscitato Isacco, ma non era mai successo, stava credendo nell'impossibile, era qualcosa che mentalmente, umanamente, sapete quelle cose che già risorgere è qualcosa di boh. Immagina, non è mai accaduto una cosa del genere e Abramo credeva, secondo quello che ha scritto negli ebrei, che Isacco poteva risorgere. Abramo prese la legna per l'olocausto e la mise addosso a Isacco, suo figlio. Pure. Cioè non solo devo morire, devo portare pure l'ultimo giorno di vita, fammelo fare su Facebook, fammelo fare su Instagram, papà c'ho 20 anni. Prese in mano il fuoco e il coltello e poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco parlò ad Abramo, suo padre, e disse, padre mio, io se fosse stato Abramo, padre mio, chiamami Dexter. Mamma mia, sono il suo assassino, mi ha chiamato padre mio, cioè io lo devo uccidere ora. È difficile, io non sto qui ora a entrare dentro la parte emozionale e forte di tutta questa storia, ma Abramo ha detto, mamma mia, eccomi qui figlio. Isacco disse, ecco il fuoco, ecco la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? E oggi voglio dirti, è tutto pronto, c'è una parola, c'è un'indicazione, c'è un altare, il tuo cuore è pronto quest'anno per essere bruciato. Il tuo cuore è pronto per salire e rimanere lì sull'altare. Dio, quest'anno ti offrirò, mi alzerò un'ora prima per leggere la Bibbia. Io non ti sto chiedendo quello. In realtà la mia volontà nella tua vita è che tu lasci quel ragazzo che ti sta facendo male. Dio, quest'anno metterò sull'altare tutti i miei soldi. Io non ti sto chiedendo tutti i tuoi soldi, neanche più dell'offerta. Io ti sto chiedendo il tuo tempo.
Cos'è che stai mettendo sull'altare o vuoi mettere sull'altare? Attenzione a questi giochetti che possiamo fare con Dio. Ok? Perché magari mettiamo sull'altare quello che Dio non ci sta chiedendo. Ma cos'è che veramente Dio ci sta chiedendo? E giunsero al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo costruì l'altare, vi accomodò la legna. C'è un vuoto qui. Abramo non dice ad Isacco che era lui il sacrificio. Avviene qualcosa, ma la Bibbia non lo dice. L'ho immaginata io. Abramo era lì, all'altare, stava facendo le ultime cose. Isacco, sì papà, preparati. Sì, sono pronto. No, no. A morire. Come papà? Preparati a morire. Capito? Isacco? Isacco? Dove sei, Isacco? Non lo so, davvero, mi sono sforzato di immaginare questa scena. È inverosimile questa scena. Papà? Ok, va bene. Immaginiamo questo fantastico Isacco che era lì. Isacco, devi morire tu. Subito. Subito, papà. Come tagliami a fette, fai quello che vuoi. Sono totalmente sottomesso. Come salto sull'altare così? Okay. Non lo so, no, perché alcuni magari dipingono questo Isacco. È vero, è che Isacco sicuramente era un ragazzo che quando hai dei buoni esempi in famiglia non puoi che essere il figlio del padre della fede. E sei sicuro e ti fidi di quel Dio che fino ad ora ha guidato. Pensate, Isacco è risuscitato due volte, la prima volta quando la mamma ha partorito perché non poteva partorire e la seconda volta quando è stato salvato da Dio qui sull'altare. Isacco, preparati perché c'è un piccolo problema. Siccome non abbiamo l'olocausto e quindi devo sacrificare te. Cosa, papà? Devo sacrificare te. Papà, ma perché non me l'hai detto prima che almeno salutavo la mamma? Papà, perché non me l'hai detto prima? Pensa anche alla fede di Abramo. Incredibile. Pensa, non si è neanche portato la moglie. Secondo me per altri motivi, però qui era solo. Papà, perché? E non ci mostra nulla dello stato d'animo di Isacco e di Abramo, di tutto il dialogo. Questo qua, penso, ho estrapolato questo principio, ho imparato questo da tutto ciò. Questo non è un anno dove tu potrai dipendere dalle tue emozioni o dai tuoi sentimenti o dalle tue sensazioni, perché altrimenti rischierai di influenzare in maniera negativa la tua obbedienza verso Dio. Troppe volte dipendiamo dal sento pace, dal fare la volontà di Dio. C'è molta differenza tra il sentire pace, ed è vero che Dio tante volte risponde dandoci pace, dal fare la volontà di Dio nella nostra vita. Molte volte quello che noi sentiremo quando serviamo Dio non corrisponde a quello che è giusto fare. Ed è qui che entra in gioco la fede, che va contro ogni tipo di logica, va contro ogni tipo di logica. E continua qua la storia, poi sfrutterò anche il gruppo di lode. E voglio dirvi una cosa, in quest'anno non ripetete mai queste parole, sono 5 parole. È più forte di me. Ripetiamoli insieme l'ultima volta. 1, 2, 3. Per favore non ripetere mai più queste parole. Sapete che cosa sono queste parole? In un libro le definisce, non mi ricordo l'autore, mi sono dimenticato di scriverlo, sequestro emozionale. Cioè è quando la persona è stata sequestrata dalle proprie emozioni. No, 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 pastore, non mi chiedere questo, è più forte di me. Non è vero che è più forte di te. Tu sei più forte di qualsiasi cosa, perché c'è dentro di te colui che ha vinto il mondo.
Non è vero che è più forte di te, non è vero che quella dipendenza, non è vero che la sigaretta, non è vero che quella relazione, non è vero che la tua pigrizia, non è vero che nulla è più forte di te, non è vero. E Dio ti sta chiamando ad essere ubbidiente. E io immagino lì Isacco, cioè è finito sull'altare. Isacco è finito sull'altare, è stato legato, pensa, è stato legato dal papà, è stato messo sull'altare. Papà, senti, tu però hai detto ai servi che saremmo andati lì e avremmo adorato. Hai ragione, hai ragione. Aspetta che chiamo il gruppo di lode. Abramo ha chiamato il gruppo di lode, Monica si è avvicinata. Ok? Qua è Isacco, è iniziato a cantare. Cantiamo, vai. Allora Isacco, cantiamo insieme. Tu sei Dio, in ogni mia incertezza so che tu sei Dio. Che con me? E immagina. Vai. Debolezza trovo. Isacco era lì, era sull'altare. Non ridere perché quest'anno ci sarai tu. Vai. Era lì e ascoltava queste parole. Tu sei Dio quando sono lì nella tempesta. Tu sei Dio quando la tua voce calma il vento. Della fede era lì, insegnava al figlio. Non importa quello che farai, tu sei con me. Erano lì. No, non ammazzarlo, non farlo. E Dio li guardava. Cosa fai? Se gli stai dicendo di disubbidire. Gabriele, Michele, ma sempre voi siete. Ok, mi rovinate sempre tutti i piani. Ok, lo devi uccidere. Ma Dio, non puoi fare mai visto. Ha cantato. Fede, che... non ti sei emozionato, Dio? Hai visto? Ha pure il pancione. Dai, ti prego, non puoi, hai visto? Non puoi fargli uccidere il figlio, non puoi. E continuiamo a cantare, ad adorare, perché qui è la prima volta che appare il termine adorazione. Ma non era una canzone, era obbedienza, ok? Era sacrificio. Non c'era il gruppo di lode che cantava. Io l'avrei chiamato il gruppo di lode, perché a volte associamo l'adorazione a questo. Ed era lì, e Dio continuava ad ascoltarla, e ha detto, vai. Era lì Abramo che stava uccidendo Isacco, prima di ucciderlo aveva indurito il braccio, era lì che diceva, ora come faccio una... Sapete quelli che si fanno le storie da sole? Tu non sai che gliel'ha fatta, ma sono loro che se la sono fatta. Ecco, più o meno così. E ha dato un bacio ad Isacco. Questo è mio. Questo è per la mamma, che non è qui. Dobbiamo farlo. Mentre stava per abbassare il braccio, lo stava facendo. Gli dice, fermalo. Michele, scappa. Primo cielo, secondo cielo, terzo cielo. Si avvicina e dice, Abramo! E Abramo dice, come ha fatto a trovarmi mia moglie? Cioè, è incredibile, non posso passare un weekend con mio figlio che sempre arriva lei e l'angelo del Signore lo chiama dal cielo, Abramo, fermati! Oh, mamma mia, non ce la facevo. Fatto, meno, ma quanto tempo ci hai messo? Era lì? È bello questo, perché qua dice
L'angelo lo chiamò dal cielo e lo chiamò di nuovo. L'errore che facciamo tante volte: Dio parla una volta e noi ascoltiamo soltanto la prima volta. Se Abramo non fosse rimasto sintonizzato con la presenza di Dio, non avrebbe sentito quell'angelo che gli diceva di fermarsi. Conoscete qualcuno che ha detto: Dio mi ha detto di fare così, Dio mi ha detto di... Però poi non rimangono. Dio che mi ha dato questo lavoro, ok, però poi non riescono più ad ascoltare la voce che dice: ora lascialo. L'anno di una vita sull'altare è un anno completamente sintonizzati con Dio, in silenzio, lì pronto ad ascoltare. E sei lì che dici: Dio, cosa devo fare? Secondo dopo secondo, secondo dopo secondo, secondo dopo secondo. Questo è l'anno della vita sull'altare. Vi ricordate Elia? Domenica ho predicato su Elia, chi c'era? Domenica scorsa. Elia, dopo quegli avvenimenti, dopo aver ricostruito l'altare, dopo aver sgozzato anche lui, perché ha sgozzato tutti quei profeti di Baal, e nel primo re 19 dice: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché il popolo di Israele ha abbandonato il suo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Ecco, sono rimasto io, ed era lì che cercava Dio. Dio, dove sei? E Dio inizia, e inizia un terremoto fortissimo, e la Bibbia dice che Dio non era nel terremoto. Poi inizia un fuoco incredibile, rumore, manifestazioni, e Dio non era neanche nel fuoco. E poi dice che un vento impetuoso, una burrasca, metteva tutto sotto sopra, e Dio non era neanche in questo vento. E all'improvviso un dolce sussurro. Dolce sussurro. Chiudi i tuoi occhi un attimo. Tu mi senti mentre sto parlando in questo momento? Mi senti? Ok, anche se hai gli occhi chiusi, mi senti, perché la mia voce è forte. La mia voce è forte come questo terremoto, come il fuoco. E anche se sei lì per i fatti tuoi, nessuno non mi sente, ma tutti quanti voi mi sentite. Sapete che cosa Dio ci sta chiedendo quest'anno? Tutta la nostra attenzione. Dio si è rivelato come un sussurro, perché c'è tanto rumore nella nostra vita. E io ho detto: no, io voglio sussurrare, perché per sentirmi ti devi avvicinare. Come, Dio? Scusa, parla, non ti sento. E quindi Dio sta dicendo: no, io voglio sussurrarti quest'anno, perché sei troppo lontano da me. Vieni, e Dio ci sussurra, perché noi possiamo avvicinarci lì. Quindi parlo di rispetto, parlo di ubbidienza, parlo di intimità. È questo che costruirà l'altare. Dio non vuole che tu conosca la sua manifestazione prima di chi lui è. Non chiedere la sua manifestazione, non chiedere il fuoco, non chiedere il terremoto, non chiedere il vento che sconvolge tutto. Devi zittire tutti. Avete visto, il piano si era spento prima, perché altrimenti voi non potevate sentirmi. Quindi se tu vuoi ascoltare il dolce sussurro, devi zittire tutte le voci, devi zittire tutto quello che c'è a te. E voglio concludere
Stasera poi pregheremo insieme. Abramo alzò gli occhi, guardò ed ecco dietro a sé un montone impigliato per le corna in un cespuglio. Abramo andò, prese il montone e lo offerse in olocausto invece di suo figlio. E Abramo chiamò quel luogo Yahweh Jireh, al monte del Signore Dio ha provveduto. Non importa quello che succederà quest'anno, Dio provvederà. Tutto quello che tu metterai sull'altare, Dio lo provvederà. Tutto quello che tu darai, tutto quello che farai bruciare sull'altare, Dio te lo provvederà e non ti mancherà nulla. Vai contro la tua logica, vai contro la tua logica, perché probabilmente dirai: no, ma come faccio? Non posso. No, se prego poi non posso fare questa cosa. Prendi quell'Isacco e mettilo sull'altare. Non fare quella cosa. E Dio provvederà. Naturalmente non ti sto chiedendo di non andare al lavoro, ma svegliati un po' prima, o usa la pausa pranzo, o fai quello che vuoi, ma metti qualcosa sull'altare. E poi continuano i versi, andiamo al verso 19, che dice: poi Abramo tornò dai suoi servi ed essi si levarono insieme. Guardate, è andato tutto come Abramo aveva dichiarato. Andiamo e torniamo, adoreremo e torneremo, non ti preoccupare, tutto andrà bene. E qua dice: poi Abramo tornò dai suoi servi, essi si levarono insieme e andarono a Beersheba, che era il loro paese, e Abramo abitò a Beersheba. E se poi andate a leggere, dopo queste cose fu riferito ad Abramo questo, verso 23, Betuel generò Rebecca. Mentre tu farai la volontà di Dio, mentre tu starai sull'altare, Dio ti preparerà la sposa, lo sposo, il lavoro e tutto quello di cui tu hai bisogno. Mentre tu sei lì che ti stai sacrificando sull'altare, mentre tu sei lì dicendo la mia vita è finita, Dio dice: ma no, dall'altra parte ho fatto nascere tua moglie, arriverà, non ti preoccupare, dammi tempo, non ti preoccupare, manderemo qualcuno a cercarla, stai tranquillo, la manderò alla prossima conferenza, stai sereno, partecipa alla conferenza Sounds, che verranno un po' di adoratrici, dai, te la troverai a casa sempre cantando, immagina che ugola, ok? Sempre, in ogni situazione. E qua dice: Abramo imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, anche Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, imparò l'ubbidienza per esperienza. E Dio diceva: io lo so che tu sei ubbidiente, però tu non lo sai, te lo devo far vedere, te lo devo mostrare, ti devo mostrare quanto tu sei ubbidiente. E poi andiamo a leggere in Romani 12:1 e finiamo. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio, perché questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza. Che meraviglia la Bibbia, come si compone. Ora non abbiamo tanto tempo, ma è meraviglioso comporre tutto questo disegno. Conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Qua parla di sacrifici viventi, sacrifici viventi. Dio non ti vuole morto, Dio ti vuole vivo sull'altare. E se tu rimani vivo sull'altare, è molto più facile che tu scappi via dall'altare. E Dio ti sta dicendo: io non ti voglio obbligare a rimanere sull'altare, io voglio che tu sia un sacrificio vivente, perché devi scegliere di rimanere e di servirmi. Io desidero che tu sia qui con me, non perché i miei genitori vogliono così, perché il pastore ha predicato questo, no, perché tu vuoi rimanere sull'altare. E sono così forti le tue convinzioni, non sensazioni, le tue convinzioni, da farti rimanere sull'altare e non scendere. Voglio lasciarti con questa domanda stasera e pregheremo insieme dicendo: Dio, dacci fede, vogliamo essere intimi con te e vogliamo rispettarti, perché solo in questo modo, se siamo disposti ad ubbidire,
mangeremo i frutti migliori del paese. Amen.